Come potremmo fidarci se le scelte vengono sempre fatte in un'unica direzione, sempre scegliendo di sacrificare i più deboli? Protestano contro i tagli al Fondo Sociale Nazionale e di conseguenza ai fondi per la non autosufficienza i rappresentanti di associazioni e cooperative che a Napoli operano nel campo dell'assistenza alle persone disabili. Un presidio davanti Palazzo San Giacomo e un corteo fino alla sede della prefettura hanno scandito la mobilitazione scattata per i numerosi disagi di chi vive su una sedia a rotelle o che necessita di assistenza 24 ore su 24. Tra i principali disagi, come spiega Daniele Romano, presidente della FISC Campania, la quasi totale assenza dell'assistenza domiciliare nella città di Napoli. È l'assistenza domiciliare che è sempre più ridotta, per esempio una persona per alzarsi dal letto ha bisogno di qualcuno che l'aiuta e man mano questi servizi vengono a vedersi ridurre. Al presidio anche i familiari dei ragazzi disabili riuniti nell'associazione Tutti a Scuola che attraverso il presidente Toni Nocchetti denunciano che a Napoli i genitori sono costretti a pagare di tasca propria il trasporto scolastico. La situazione a Napoli è in linea con quella parte del paese che stanzia per le politiche sociali un quarto di quanto stanzia il centro-nord, quindi sostanzialmente vuol dire che tutto quanto il welfare della disabilità è affidato alle famiglie, perché quando tu pensi che l'assistenza domiciliare che riguarda una ristretta minoranza di privilegiati, tra virgolette, della nostra città consiste in 3 ore settimanali assistenza domiciliare, quando tu pensi che il trasporto scolastico che riguardava 115 privilegiati l'anno scorso, oggi riguarda un terzo di questi. Presente al corteo anche il presidente del gruppo di imprese sociali GESCO, Sergio D'Angelo, ex assessore comunale al welfare, che ha lanciato un appello al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Al sindaco raccomando che non serva più ricorrere a grandi proclami, valorizzare la centralità delle persone se non si ricerca pazientemente soluzioni concrete alle necessità e ai bisogni delle persone. Insomma, questo bisogna fare.